Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row The Third Remastered. A parte gli scherzi, benvenuti in questa prima puntata. Le scorse volte ci siamo lasciati col finale di Saints Row 3 normale, Saints Row 1, Saints Row 2 ed eccoci finalmente qui alla remastered del terzo capitolo. Vi avevo chiesto se volevate che iniziassi subito il quarto o appunto rifacessi il terzo, visto che il terzo normale già l'avevamo fatto. Eccoci qua, ma piccola parentesi, tra poco esce il Saints Row 5, il reboot tanto acclamato tanto quanto non. Come sarà? Bello, brutto? Non lo so, ma sappiate una cosa, appena uscirà sarà qui sul canale, al posto di Saints Row 3 o Saints Row 4 che sarà. In ogni caso, nuova partita. Aumentiamo un po' la luminosità. Quella Killbane, con che qualità me lo stai dicendo? Allora, io non mi aspetto niente di che, cioè nel senso non mi aspetto niente di nuovo. Mi aspetto probabilmente solo le texture migliorate, i modelli nuovi, ma niente di nuovo rispetto al gioco normale. La storia dell'umanità. Fin dai tempi più remoti, i grandi leader nacquero da umili origini per diventare un cazzo, giusto. E fu così che Third Street Saints, dopo aver fatto dal primo al secondo, dalla conquista di Stillwater, la piccola gang è diventata un caso mediatico. Un film sui Saints è in produzione. Johnny, Cat e Shondi sono icone della cultura pop e Pierce... Beh, chi cazzo se ne frega di Pierce, poverino. Il punto è che Saints sono sulla cresta dell'onda e ogni organizzazione criminale vuole la loro testa. Era solo questione di tempo prima che qualcuno dichiarasse guerra ai Saints. Pam pam pam. Vediamo. Ok, quello è Pierce. Allora, non è brutto, però è molto diverso rispetto al Pierce originale. Cioè, il volto non è proprio quello. Saints Flow. Io credo che il gioco abbiamo preso proprio l'originale e l'abbiano ritexturizzato, ma nell'insieme non c'è nulla di diverso. A parte le texture, secondo me non c'è nulla di diverso. Chi cazzo se ne frega di Pierce? È proibito in California. Japanese commercials, easiest money you'll ever make. Eh certo. Anche Johnny è diversissimo. Dio mio. I do my own stunts. Hey, you're just a ride along, man. Anche Shondi è diversa. I am a method actor. If I'm gonna play a saint with any degree of emotional truth, I gotta make it real. Ehi là, sono il boss. Trust me, Burke. It'll be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah. Who doesn't want to be Johnny Gat? Ultra postmodernism. I love it. Giustamente. Altra cosa carina che voglio fare è usare le stesse identiche immagini che ho preso nella serie originale come miniatura. Da, sapete cosa fare. Non premete bottoni del cazzo, dateci i soldi. Say please. Get in line, bitch. Hey, pezzo di merda. Don't be a dick. But you call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like... Pezzo di merda, io ti ammazzo. Hai capito la vecchia? Hai capito i banchieri? Oh, eccoci qua, finalmente. You got a plan or we just shooting all these motherfuckers? That is my plan. Works for me. Il piano è proprio quello, eh beh sì. Ah, santo cielo.
Il classico dei piani, prendi e spara, giustamente, è sfumeggiante. Devo dire che i modelli non sono orribili, sono molto diversi dall'originale, quello sì. Quello sì è, porca miseria, è troppo vero. Oh, e finalmente la mira premendo il tasto L2, non più il tasto R3, porca miseria. What happened to I do my own stunts? Hey, do these look like scripts to you? Alright people, let's find that ball. Com'è che si faceva la ricarica? Non mi ricordo. Col quadrato, ok, aspetta. Anche tu muori, eh. Burke. Via tutti. Aspetta, ecco, fatto. Dio mio, che bello avere una cazzo di... un cazzo di zoom con un tasto normale che non sia R3. Un po' di colpi nelle balle. Ehi, ho visto qualcuno che mi colpiva. Ah, ok, mi stavano sparando. Ecco, fatto, vieni fuori. Dai. Brutta bastarda, vieni qua. Dovrei aumentare un po' la sensibilità, quello sì. Dovrei un attimino... Quella, calmo. Bravissima, Shondi. Se, certo che di lei ci si può sempre fidare, eh. I can breathe. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Ovviamente. Josh, get over here. Got the tools right here, Holmes. Holmes. So, what's plan B? Huh? Drill it? Non fa per noi. La facciamo saltare in aria. Not cool, man. Chi è che ha chiamato fighette prima, stronzetto? Tra l'altro, sì, dai, continuiamo a usare il mitra, che tanto abbiamo le munizioni infinite, quindi. Ecco fatto, un po' di stronzi in meno. Dobbiamo parlare. Burke, vai via, dai, non serve a un cazzo di nessuno. Ciao, bellissima. Sì, siamo i Saints, non ti preoccupare. Josh Burke. Josh, te l'ho già detto, non ti caga nessuno, forza. Aspetta, come facevo a prendere qualcuno come scudo umano? Non mi ricordo. Nightblade on DVD. Mi sa che lo scudo umano era R1, dovrei ricontrollare. Mamma mia. Let's get the chopper and lift this baby out of here. Hey guys, you can call up the helicopter. Come fai a essere così idiota? Trovi un tasto sotto sotto il tavolo e pensi che sia il tasto per la cassaforte? Mamma mia. No, lascialo andare. Al massimo lo ammazziamo. Ok. 1, 2 e ecco la SWAT. Aspetta che ora fanno il flashbang. Ecco qua, appunto. Madonna. Anche con la flashbang riesco a prenderti. Ah, ecco, era col triangolo. Vieni qui. Dove sei? Non vedo nessuno, va bene. Madonna mia, che colpo incredibile. E via. Ale, no. Ok, preso. Madonna. Faccio fuori. Li faccio fuori tutti, santo cielo. In stile Saint Row, ovviamente. Vieni con me, tu. No, prendilo. Like old times. Preso. Madonna mia, che ammasso di cadaveri che c'è qui. Che poi non è che ci pensano che uno potrebbe essersi accampato lì a camperare i cadaveri. Continuano ad arrivare come se non ci fosse problema, stavo dicendo. Come faccio a ucciderlo? Ecco fatto. Prendi lo scudo antisommossa, mettiti il mitra. Nemici? Ne arrivano altri? No, arriva l'elicottero. Nessuno di buono, te lo dico io. Shoot via l'elicottero. Io sto tenendo lo scudo apposta per evitare di essere colpito. Vedi tu, Shondi. Che tanto lo scudo alla fine
non lo usi quasi mai, però è utile quando lo usi, quelle poche volte. Quelle poche volte che lo usi alla fine è sempre utile. Tra l'altro non ho mai capito, c'è Pierce là dentro. Poi la cassaforte ce l'aveva già, i gancini gliel'abbiamo messi noi. In teoria erano già lì, per come sono messi. Ma in pratica non dovrebbe, però vabbè, sono dettagli quelli. Aspetta che vi libero un po' dei soldati. Questi sono stronzi. Ora ne arrivano altri da qua sopra. Ecco fatto. Madonna mia. Elicottero. Non ho mai capito se in questa sezione tu puoi morire. Secondo me sì. Aia. Secondo me se non stai attento ci puoi crepare per i colpi di proiettile. Quanta gente oggi. Sì, comunque. Comunque è meglio se, dicevo, aumentiamo un po' la sensibilità del mouse. E del mouse. Del controller, perché sennò qua facciamo fatica a muovere la visuale del mouse. Non so perché ho detto mouse. Forse perché prima stavo finendo di registrare Fallout e ancora mentalmente ero lì. Madonna, poi sta parte. No, io non ho idea di come faccia a sparare, ricaricare e tenersi appeso. Ovviamente siamo professionisti. Siamo professionisti del crimine. Dov'è? Eccolo lì che arriva. Dai, dai, dai. Che cacchio. Attento al muro, attento al muro, attento al muro. Oh, ecco fatto, perfetto. Siamo ancora più o meno vivi e vegeti. Ecco fatto. Tra poco dovrebbe arrivare anche l'elicottero. Ecco qui, perfetto. Aiuto, aiuto. Qua ci moriamo, qua ci moriamo. Ovviamente no, però dobbiamo dare l'impressione che... un lanciarazzi quello c'è in mano. Ecco fatto. Mio figlio vuole incontrare Shondi. Beh, certo, guarda. È il motivo giusto per cui mi fermo allora. Dai che crepa, dai che crepa. Ecco fatto. Perfetto. Tutto risolto. Certo, io non ho idea di chi stesse guidando l'elicottero, ma sicuramente non era un professionista. Ce l'abbiamo fatta. Meno male. Ah, shit. Oh, shit. Una rapina finita male. Beh, certo. Rispetto, neanche un po'. E chi sarà il nostro personaggio, eh? Scopriamolo nel prossimo episodio.